Bentornati e bentrovati a questo nuovo spazio d'approfondimento, questo nuovo Zoom 264 di Cusano Italia TV. Oggi vorrei presentarvi uno scrittore, giornalista, pubblicista, Roberto Bratti. Bentrovato, Roberto. Ciao Alessia, bentrovata, grazie dell'invito. Un saluto a tutti gli spettatori. Grazie a te per aver accettato questo invito. Allora, Roberto, ti ho presentato. Sei un giornalista, pubblicista, scrittore. E promuovi e svolgi laboratori di scrittura creativa e anche progetti di cyberbullismo nelle scuole. Sto parlando proprio con te. Sì, sto parlando con me. Io è un po' di anni che mi dedico a questo, ho cominciato a scrivere soprattutto dalla scrittura del libro Pubblico con un clic, che insomma parlava di cyberbullismo. Ho scritto una serie di romanzi che avevano a che fare sempre con i social network, il rapporto tra i ragazzi e i social network. Però oggi parliamo di un argomento un po' più leggero, perché la mia grande passione è il calcio, e quindi ho scritto una serie di libri per ragazzi sul calcio, e oggi parleremo della nazionale di Mi hai calcio. proprio anticipata. Oggi parleremo chiaramente del cyberbullismo, i laboratori creativi nelle scuole sono tematiche molto importanti che parleremo però di questo magari in un secondo momento, in un'altra puntata apposita. Oggi Certo. parliamo, come hai detto tu, di un tema più leggero, parliamo di calcio. Proprio nell'anno in cui l'Italia è diventata campione d'Europa, noi parliamo di calcio perché tu hai scritto tanti libri proprio sul calcio. Io comincerei proprio dal tuo libro Campioni, la nazionale italiana di calcio di ieri e oggi. Allora, raccontaci un po' di questo libro. È un libro che mi piace pensare abbia portato bene, perché è uscito proprio alla vigilia dell'Europeo, e io nelle ultime pagine parlavo della squadra di Mancini, dell'Italia come quella di una squadra tosta, determinata, un gruppo unito che si diverte, ma soprattutto diverte, e mi auguravo di vivere, come tutti i tifosi, altre notti magiche inseguendo un gol, parafrasando la famosa canzone della Nannini e di Bennato del 90. Però diciamo che siamo andati oltre ogni rosea aspettativa, perché insomma questa squadra ci ha emozionato, ci ha trascinato e ci ha fatto vivere emozioni. A parte che è stata un'estate proprio piena di emozioni per lo sport azzurro, quindi oltre alla vittoria della nazionale di calcio, penso alla finale. Io sono un grande appassionato di tennis, di Matteo Berrettini a Wimbledon, delle Olimpiadi, della medaglia d'oro del salto in alto, dei 100 metri, che è stata una sorpresa clamorosa, della Da Wimbledon staffetta. a Wembley, raccontaci un Sì, po' come hai esattamente. vissuto, quali sono state le tue emozioni. Sono state emozioni enormi, come tutti i tifosi. Voglio raccontarti un episodio abbastanza divertente. Devi sapere che io sono un tipo, essendo un grande tifoso, sono un tipo molto scaramantico e amo vedere di solito le partite da solo o in famiglia o con i pochi amici che conoscono bene il mio grado di coinvolgimento durante una partita. Questa cosa è stata possibile fino ai quarti. Invece in semifinale mi trovavo in un villaggio turistico e avevo due opzioni: o vederla in camera da solo, o vederlo in piazzetta dove c'è la piscina, dove hanno organizzato un schermo. Ora, se fosse ripreso unicamente da me, probabilmente avrei scelto la prima opzione. Soltanto ero al villaggio con mio padre, ma soprattutto mio figlio piccolo, 5 anni e mezzo, che si sta appassionando adesso al calcio, e vedendo tutte le bandiere preparate, tutti i bambini col tricolore dipinto sul volto, ho pensato che non volevo togliergli questa emozione, perché comunque il calcio è condivisione di emozioni, e quindi ho deciso di vedere la partita sul matti-schermo con gli altri. Tanto che mentre c'era la partita, già durante la partita mi sono accorto che c'era qualcosa di strano, perché commentando la partita con i miei amici su WhatsApp, ho notato che loro commentavano delle cose che io non vedevo. Però in quel momento ero talmente preso dalla partita da non farci caso. A un Commentavano certo delle cose che poi tu non vedevi realmente in punto non partita. vedevo nello schermo, le vedevo subito dopo. E Ah, quindi era un po' c'era il sfasato. segnale un po' Adesso indifferita. ti spiego, adesso ci arrivo. A un certo punto, al secondo tempo, mentre la palla sullo schermo ce l'ha Donnarumma, da un lato della piscina c'è un gruppetto di ragazzi che all'improvviso stanno vedendo la partita sul cellulare e urlano gol, ma fortissimo. Io non riesco a capire cosa sta succedendo. Nel frattempo, sullo schermo la palla arriva immobile, capovolgimento di fronte, tiro a Chiesa, Chiesa, tiro a giro, gol. Esultanza rabbiosa, esultanza feroce, e in quel momento ho capito che sto vedendo la partita in differita. Perché? Perché la stiamo vedendo su Rai Play. Rai Play praticamente in quel momento sta portando un poco di ritardo. Sai bene che se su internet il segnale si accumula, accumula ritardo, e quindi io sto vedendo la partita in differita rispetto al resto del mondo. La mia prima reazione è di tornare in camera, però vedo la faccia di mio figlio felice e dico: vabbè, la continuiamo a vedere. Continua la partita, a un certo punto si sente un no fortissimo
attimo, sempre dal lato della piscina, e dopo 30 secondi sullo schermo, dopo circa un minuto, ci accorgiamo anche noi che c'è il pareggio in porata. A quel punto arriva ai supplementari, decido che prendo la decisione di prendere mio figlio, spiegargli che purtroppo è tardi, torniamo in camera, gli metto il pigiama, gli spiego che adesso la vedremo da solo in casa, comincia il secondo tempo ed è lì che scatta la tragedia, perché la televisione c'è scritto assenza di segnale, no, non si vede più la televisione. Quindi riprendo mio figlio, gli levo il pigiama, Disastro. metto i vestiti, torno velocissimamente in piazzetta e siamo accolti da un altro boato, seguito subito da un no. Perché ha segnato Berardi, ma il gol è stato annullato. A quel punto si fa i calci di rigore e capisco che vedere i calci di rigore con un minuto di ritardo rispetto al resto del mondo sarebbe stato una cosa allucinante, perché capisci bene che soprattutto nei calci di rigore la differenza di un minuto di tempo è Certo, clamorosa. Quindi a certo. me è capitato di avere lo spoiler sulle serie TV, non so se ti è capitato a Sì, te. quelle Io sempre, quelle sempre. anche adesso, ultima, proprio in questo periodo, io sono un appassionato della Casa di Carta, È uscita proprio adesso. e sto vedendo la Casa di Carta e purtroppo ho letto cose che non avrei voluto vedere. Io penso che ci dovrebbe essere un apposito girone dell'inferno per i Roberto, moderatori. ma continuando a parlare degli europei, ma tu avevi capito che noi, insomma, avevamo vinto? Io avevo capito che si doveva battere un altro calcio di rigore. No, io l'avevo capito bene, per fortuna, però ho tanti amici come te che in quel momento non avevano Non, capito. nessuno aveva Ma capito. neanche Donnarumma l'ha capito, questa è la cosa Ma stupida, la neanche cosa Donnarumma. divertente è che è stata, insomma, che tutti guardavano che il presidente della Repubblica Mattarella è inquadrato e tutti si aspettavano un altro rigore. In realtà, insomma, la partita si era già conclusa e noi eravamo campioni d'Europa. Io sono abituato a mio padre che a volte si dimentica e quindi per tenere il conto avevo appena detto a mio padre: papà, guarda, attenzione che se lo para non è ancora. Eravamo disperati per l'errore di Jorginho, naturalmente, e tutti ci aspettavamo segnasse perché di solito è uno specialista, però io confidavo molto in Donnarumma. Prima dei rigori diciamo che ero un po' scettico perché nella storia del calcio italiano non è quasi mai successo, non è mai capitato due successi in seguito ai calci di rigore. È Però avere un vero. fuoriclasse in porta come Donnarumma, diciamo, sicuramente ha aiutato. E quindi là è stata la gioia. E vedere la gioia negli occhi di mio figlio, l'emozione enorme, mi ha riportato alla prima volta che io mi sono appassionato al calcio. Avevo la stessa età di mio figlio, avevo 5 anni. Raccontaci questa tua prima volta in cui ti sei appassionato, prima alla scrittura, perché stiamo parlando dei tuoi Sì. libri, e poi diciamo, la passione anche nei confronti del calcio. La scrittura nasce sicuramente dalla passione per la lettura. Io credo che ogni ragazzo sia in attesa di un libro che gli faccia amare la lettura. A me è capitato circa 12-13 anni con un giallo di Agatha Christie che si chiama 10 piccoli indiani. Io fino a quel momento avevo letto solo fumetti, non amavo i libri, pensavo che fossero cose, insomma, in qualche modo legate alla scuola. Quindi già dovevo leggere per la scuola, non mi andava. Utilizzavo il mio tempo libero facendo altro, più altro giocando a pallone. Però quel libro mi ha aperto un mondo, da quel momento ho cominciato a leggere tantissimo e poi nel E tentativo di quali altri emulare. libri sono stati libri di formazione per Guarda, se ti devo fare un nome, il libro che mi ha dato la voglia di scrivere, mi ha preso voglia di scrivere, è stato un libro di uno scrittore italiano che si chiama Niccolò Ammaniti e il libro in questione si chiama Ti prendo e ti porto via. Poi sono un grande appassionato anche di Bukowski, di Welsh, mi sono trovato a scrivere per ragazzi per caso. Però diciamo che le mie fonti di scrittura non sono proprio letteratura per ragazzi. Roberto, e perché proprio la scelta di scrivere libri per ragazzi? È nata un po' per caso, diciamo, perché il mio primo romanzo fu letto credo da 20 persone, compresi i miei genitori e i miei amici. Perché diciamo, ho pubblicato con un editore poco importante, insomma, le solite cose che succedono agli esordienti. Però tra le poche cose buone che ha fatto il mio primo romanzo è stato quello di finire nelle mani di un editore per ragazzi a cui è piaciuta la mia scrittura e mi ha detto: guarda, se mi trovi un argomento che in qualche modo possa interessare i ragazzi, io ti pubblico il libro. Ho avuto un po' la fortuna, un po' l'intuito di scrivere un libro sul cyberbullismo che è un argomento ancora attuale, ma io ho scritto questo libro nel 2013 quando ancora, insomma, era proprio agli albori. Questo libro ha vinto dei premi importanti come il premio Bancarellino, insomma, ha avuto un discreto successo e da quel momento, insomma, mi ha aperto una strada e io sono molto contento di scrivere per ragazzi perché comunque sento di avere un po' una missione, quello di avvicinare i ragazzi in qualche modo alla lettura. Siamo in un mondo in Certo. cui È una bella cosa questa. ci sono molte cose tipo, insomma, YouTube, i videogiochi, va bene anche che le facciano, però la lettura è un mondo speciale.
E spero anche e soprattutto con i libri sul tanto, perché credo che anche parlando di calcio possa essere un modo per avvicinare i ragazzi alla lettura in qualche Hai modo. anche una grande responsabilità, oltretutto, perché parlare di temi così delicati ai ragazzi è, diciamo che è una bella responsabilità. Posso dirti che mi documento molto naturalmente prima di scrivere un libro e nei miei romanzi cerco di sia scrivere anche storie d'amore, storie di amicizia in cui i protagonisti, il lettore possa identificarsi con i protagonisti e comunque lanciare sempre un messaggio di speranza e soprattutto parlando di cyberbullismo, i ragazzi che sono vittime di cyberbullismo possono vivere dei momenti molto difficili, però devono capire che parlandone c'è sempre una strada per uscirne in qualsiasi modo e spero che insomma i miei libri possano in qualche modo dare un po' di speranza. Roberto, e qual è stata la scintilla che ti ha fatto, diciamo, che ti ha portato a scrivere Campioni italiani del calcio di ieri e oggi? La scintilla è stato voler raccontare in qualche modo i grandi campioni, anche i più piccoli, i grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano. Naturalmente io ho fatto una panoramica parlando anche di giocatori che non ho visto dal vivo, di cui mi sono documentato, come Rivera, Mazzola, Piola, insomma. Però naturalmente mi soffermo molto sui campioni della mia generazione. E in particolare posso dirti che io provo una grande, insomma, passione per i numeri 10 e quindi posso parlarti di Francesco Ecco. Totti, naturalmente, che è eccolo, di cui vediamo l'immagine, che è il numero 10 della Roma, che ha incarnato lo spirito di un popolo che l'ho amato come un figlio ed è, insomma, un giocatore. Divincodino, a me viene in mente come numero 10. Roberto Ebbè, stai parlando del mio giocatore preferito, dopo, ormai tutto. Baggio. Certo, ma sono napoletano e quindi diciamo il mio idolo incontrastato, puoi immaginare, sia Diego Armando Maradona, ma un gradino sotto naturalmente c'è lui, c'è Roberto Baggio, che è stato poi il giocatore di tutti, è stato un eroe romantico di un calcio che probabilmente non c'è più, è stato un eroe capace di alzarsi più volte, ha avuto parecchie cadute, parecchi infortuni ed è stato un giocatore che molti naturalmente identificano soprattutto con la maglia azzurra. Quindi per te l'idolo per eccellenza, il campione per eccellenza è Diego Armando Maradona, da Ebbè, buon naturalmente, napoletano. da buon napoletano, le emozioni che mi ha trasmesso e ci ha trasmesso Maradona sono un tatuaggio sulla pelle, rimangono indelebili e a 30 anni di distanza, ormai siamo al trentennale dallo scudetto, purtroppo, qui a Napoli, però diciamo, ancora lo veneriamo come una semidivinità. E come narri le, diciamo, le gesta, chiamiamole così, di questi eroi, di questi campioni nei tuoi libri? Allora, io cerco di raccontare degli aneddoti, degli episodi, essendo libri per ragazzi, in qualche modo cerco di non andare troppo sul tecnico, ma raccontare degli episodi che in qualche modo possano avvicinare i ragazzi al calcio. Per esempio, te ne racconto uno su Totti, che mi fa piacere ricordare. Siamo nel 2000, la semifinale degli europei di calcio che si disputano in Olanda. È stata una partita molto difficile, si gioca ad Amsterdam, ci sono 90.000 olandesi sugli spalti con un tifo indemoniato. La partita si mette subito malissimo per l'Italia che gioca in 10 per l'espulsione di Zambrotta. Quindi la classica partita dell'Italia tutta difesa, coltello tra i denti e contropiede. Quel giorno è la giornata del portiere dell'Italia che è Francesco Toldo in quell'occasione che para tutto, anche le mosche in una serata di grazia para praticamente tutto, addirittura para un rigore in partita, c'è un secondo rigore per l'Olanda che finisce sul palo, si va ai calci di rigore. Il primo rigore lo tira Gigi Di Biagio, che 2 anni prima ha sbagliato il rigore con la Francia nel 98 e si scrolla una grande responsabilità. Toldo in serata supera e para tutto, arriva a un certo punto il turno di Francesco Totti. Francesco Totti qua parla con Di Biagio e dice in romano, cerco di farlo in romano, non so ci riesco, io sono napoletano. Agimo, vedi quanto è grosso? Io vedo sì quanto è grosso. Se preoccupa, gli faccio il cucchiaio, ovvero lo scavetto. Di Biagio lo guarda e dice: ma sei completamente pazzo? È una semifinale del campionato europeo. Sì, stai tranquillo, Agimo, io gli faccio il cucchiaio. E con la sfrontatezza tipica del fuoriclasse e del talento, mette la palla sul dischetto e gli fa il E fa il cucchiaio, ma cucchiaio. viene spiazzato e quindi trascina l'Italia alla finale che purtroppo perderemo contro la Francia al Golden Goal. E qua ti racconto velocemente un episodio di Del Piero, perché abbiamo visto l'immagine prima, un Sì, altro altro di numero classe, 10.
grande numero 10, altro calciatore legato a un calcio che non c'è più. Comunque, Eh Totti, sì, è vero, ormai sono Totti figure insomma un po' tramontate, ad oggi non ci è un calciatore. Sì, perché sono più i purtroppo campioni di una volta. addirittura abbiamo visto Messi, che è un calciatore che insomma ha legato tutta la sua vita al Barcellona. Io pensavo mai di vedere questo momento, quest'estate, in cui Messi cambiava Nessuno si squadra. sarebbe mai immaginato che Messi lasciasse il Barcellona. E anche Messi, che deve la vita al Barcellona, perché poi insomma il Barcellona gli ha curato le cure per crescere. Insomma, se non fosse stato per il Barcellona, probabilmente non sarebbe stato un calciatore. Anche Messi ha cambiato squadra. Per questo io sono molto legato a questi calciatori come Totti, Del Piero, che pur avendo offerte da squadre importanti come Real Madrid e Barcellona, hanno preferito, soprattutto Totti, Certo, rimanere a Roma, rimanere radicati magari scegliendo di vincere di meno, perché hanno vinto di meno, ma legando il proprio nome alla città. E parlando invece del Piero, della nazionale di calcio, Del Piero in quella finale sbaglia un gol che poteva dare 2-0, e Del Piero in qualche modo è sempre stato criticato per il fatto di non riuscire a essere decisivo in nazionale come con la Juve. Si portava questo fardello addosso, e 6 anni dopo, nella famosissima semifinale del 2006, che è una delle partite più emozionanti della storia del calcio, ho dato molto spazio nel libro a questa partita, quella del famoso gol di Grosso, che ancora oggi, sono passati 15 anni, ogni volta che lo vedo mi vengono i brividi. I Un brividi. minuto dopo, c'è l'azione di contropiede in cui Cannavaro giganteggia, passa la palla a Totti, Totti la dà a Gilardino, e in quel momento c'è un filmato su YouTube, c'è Del Piero che è entrato, è ancora fresco, corre praticamente tutto il campo, circa 90 metri, come uno sprinter, penso che li fa in tipo 10 secondi, urla come un pazzo a Gilardino di dargli la palla arriva nella stessa parte del campo in cui 6 anni prima ha sbagliato, e questa volta col suo classico tiro a giro la mette nel 7, 2-0. Vittoria, delirio totale a Dortmund, con ancora i brividi, guarda, raccontando questa partita, una vittoria penso che rimarrà nella storia del calcio. E si leva, si scrolla di dosso quel fardello che lo ha accompagnato per 6 anni di insomma, giocatore che non riusciva a essere decisivo nella nazionale come nella Juve. E poi Del Piero segna uno dei rigori decisivi nella finale contro la Francia, di cui prima abbiamo visto l'immagine passata. Ecco qui c'è Cannavaro che alza la Alza la coppa. coppa. E poco prima abbiamo visto un altro dei momenti iconici della storia azzurra, ovvero la testata che Zidane dà a Materazzi. Eravamo nei supplementari, eccolo qua, eravamo in grande affanno in quel momento, perché la Francia era una squadra fortissima tecnicamente, e forse non, col senno di poi, non, con i sei con i ma non si fa la storia, però non so se probabilmente senza quella testata, probabilmente la Francia spingeva tanto. Invece, grazie a questo successo inconsulto di un fuoriclasse assoluto come Zidane, abbiamo potuto gridare tutti il cielo azzurro sopra Berlino. E insomma, la vittoria del 2006 rimane uno dei momenti di gioia dei tifosi più grandi. Però adesso diciamo che è qualche anno che ce la passiamo male con i mondiali, perché nel 2010 Come vedi uscimo. quest'anno per la qualificazione ai prossimi mondiali? L'Italia ha già giocato, come Sì, hai abbiamo. visto, diciamo, l'approccio dell'Italia nei confronti dell'avversario e come vedi appunto questa qualificazione, ipotetica qualificazione? Guarda, io sono molto fiducioso. La storia della nazionale ci insegna che spesso dopo le grandi vittorie ci sono periodi un po' di appannamento. Penso all'82, in cui nell'86 insomma il gruppo ormai era stanco e fece un mondiale sotto toro, eliminati dalla Francia di Platini. Penso al 2006, in cui Lippi, forse per il debito di riconoscenza che aveva con i suoi grandi campioni che l'avevano portato alla vittoria, fu eliminato malamente nel 2010. Però io invece sono molto fiducioso per questo gruppo di Mancini, perché credo sia un gruppo ancora giovane, che ha tanta voglia, che ha ancora tanto da dare. Penso che la Ancora qualificazione sono sia. carichi poi della vittoria dell'Europeo. Assolutamente. Adesso ci sono stati due pareggi, però insomma il risultato è stato deludente, ma il gioco no. Probabilmente è mancato solo il gol, ma credo che adesso prima di tutto c'è la Nation League, che è una nuova competizione. L'Italia è in semifinale, deve giocare in semifinale a ottobre con la Spagna, poi c'è la finale contro Francia o Belgio, quindi potrebbe essere una grande iniezione di fiducia. E poi soprattutto penso alla qualificazione ai mondiali, basterà vincere contro la Svizzera all'Olimpico a novembre. Insomma, no, la Svizzera è una bella squadra, ha fatto i quarti di finale uscendo ai rigori contro la Spagna, quindi non va sottovalutata, ma credo che comunque col recupero della condizione fisica l'Italia passerà sicuramente il girone e potrà regalarci delle soddisfazioni in questo mondiale che l'anno prossimo si giocherà in Qatar. E non Esatto.
Si giocherà a novembre per la prima volta nella storia, perché tu sai bene che di solito i mondiali si giocano sempre in estate, si gioca d'inverno perché naturalmente a Dubai, in Qatar, d'estate ci sono 40 gradi, quindi sarebbe stato impossibile per i giocatori Esatto. giocare a quelle temperature. Sono curioso di vedere questo mondiale, insomma, però penso che l'Italia con Dai, noi ci questo gruppo. auguriamo che possa andare per il meglio. Roberto, torniamo a parlare dei tuoi libri. Tu hai parlato di 30 campioni più rappresentativi del calcio italiano. Ci vuoi fare qualche nome? Già qualcuno l'abbiamo menzionato. Abbiamo menzionato Totti, abbiamo menzionato Del Piero, abbiamo menzionato naturalmente Baggio, ma penso anche probabilmente al forte portiere non solo della storia del calcio italiano, ma della storia del calcio mondiale, che è un portiere ancora in attività, che adesso ha 43 anni suonati, pur di continuare a giocare perché ci sono dei giocatori, Buffon, parliamo di immagino. naturalmente Gianluigi Buffon, ci sono giocatori per cui smettere di giocare è difficile, penso a Totti, che insomma ha smesso quasi costretto. Penso a un altro sportivo, a Valentino Rossi, che ancora adesso ha annunciato il ritiro. E, insomma, parlo di Buffon come uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano, ma poi parlo anche di campioni un po' più datati. Il compianto Pappito Rotti, che insomma, è deceduto l'anno scorso, che è stato l'eroe Spagna dell'82, il pallone d'oro. Penso a un grandissimo numero 10 della storia, vediamo l'immagine. Penso a Gianni Rivera, naturalmente, che è stato uno dei più grandi numero 10 della storia. Walter Tornando, Zenga. Walter Zenga, un altro grandissimo portiere, che era l'idolo delle ragazzine di quel periodo, grandissimo portiere dell'Italia, della Nazionale, su cui purtroppo è stato un fortissimo portiere, però insomma molto spesso si ricorda tanto un episodio della carriera di Walter Zenga che è stato eccezionale, ovvero l'uscita a vuoto nella semifinale dei mondiali del 90, semifinale Italia-Argentina, io ero allo stadio, piccolo ma ero allo stadio, con uno stadio... A Napoli, diviso a metà tra il tifo per l'Italia e c'era Maradona contro, che era l'idolo di tutti, quindi era difficile tifare contro Maradona. Certo. E in quella partita Zenga purtroppo fu protagonista di un'uscita a vuoto. E spesso si ricorda Zenga per quell'uscita, ma Zenga invece, come scrivo nel libro, è stato un portiere eccezionale, recordman insomma, di titoli anche con l'Inter. Roberto, abbiamo parlato del tuo libro Campioni, la nazionale italiana di calcio di ieri e oggi. Quali saranno i tuoi prossimi progetti, se ci vuoi accennare qualcosa? Allora, prima di tutto, io con voi parlai lo scorso anno di un libro che era youtuber per caso, voglio Sì, insomma sei stato già nostro ospite e hai parlato di quel libro. di quel libro, un libro che naturalmente affronta sempre l'argomento del rapporto dei ragazzi social network. Voglio ringraziarvi perché probabilmente l'intervento con voi ha portato bene, un libro che è andato molto bene a livello di vendita, sta ancora andando bene e adesso È uscirà la molto settimana. bello questo libro, lo consigliamo. Mostra bene la copertina, YouTuber per caso, di Roberto Bratti. Grazie mille. E adesso uscirà in versione economica nei Best Buro di Rizzoli la settimana prossima. Quindi, insomma, sono molto contento. È una cosa che accade soltanto ai libri che hanno più successo. Quindi sono molto contento di approdare in una casa così importante come Rizzoli. E adesso invece sto terminando, sono proprio alle ultime battute di un romanzo che parla sempre di social network, perché diciamo che il mio argomento di riferimento per i Sì. A giovani ha un titolo provvisorio che si chiama Asocial. Sono gli ultimi due capitoli. social. A social, è una storia di amore tra due ragazzi adolescenti, tra una ragazza, un aspirante influencer e un ragazzo di colore che è italiano, che è nato in Italia, però naturalmente essendo di colore subisce un po' di discriminazioni. Insomma, è una storia tormentata d'amore in cui si affrontano argomenti come sempre il rapporto con i social network, il razzismo e insomma sono quasi alla fine, quando si arriva alla fine di un romanzo c'è una duplice emozione, un po' non vedi l'ora di finire perché insomma è abbastanza faticoso Sì. avere una storia in testa, però è anche un poco doloroso lasciare dei personaggi che hanno A cui abitato ti la sei tua testa, affezionato, chiaramente. che diventano praticamente dei tuoi amici, quindi è difficile Ma un po' ti è la mai capitato? Ti capita il famoso blocco dello scrittore a un certo punto? No, Oppure vai è una cosa. spedito? No, 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 è una cosa molto comune, soprattutto con questo romanzo, mentre gli altri romanzi li ho scritti, insomma, un po' più facilmente, questo ha avuto parecchi blocchi, però posso dire che se la storia è importante, se la storia merita, in qualche modo i blocchi si superano. Ma Quindi, insomma. Roberto, il Covid in un certo qual modo ha intaccato la tua scrittura? Oppure non... Molto.
Purtroppo molto perché naturalmente avendo due bambini piccoli, avendo una moglie, mia moglie lavorava spesso a casa in smart working, la scrittura dovrebbe insomma avere un po' di concentrazione e silenzio, Certo. cosa che purtroppo in quest'ultimo È anno c'è stata poco. mancato. Ho dovuto un po' stravolgere i miei piani di scrittura. Molto spesso amavo scrivere la mattina, invece insomma ho dovuto un po' riorganizzarmi. E quindi diciamo che è un po' rallentato. E poi insomma la preoccupazione per quello che accadeva nella realtà molto spesso ti distoglieva da Ti ha una storia dissolto dal immaginaria. tuo, diciamo, dalla tua scrittura. Sì, anche perché per gli scrittori c'è un po' una difficoltà, perché noi non sappiamo quando uscirà il libro, come sarà la situazione Covid. Quindi io per esempio nel mio libro racconto una realtà in cui il Covid non c'è. E invece naturalmente mentre scrivevo vivevo una realtà Certo, vedevi la completamente realtà che man mano stava mutando e tu stavi narrando un'altra diversa. Sì, realtà. un'altra storia, quindi diciamo che c'è un po' uno sfasamento nel momento in cui si scrive, però insomma poi è anche un luogo di rifugio la scrittura. Certo. Dall'altro punto di vista può essere un luogo di rifugio dalla brutalità della realtà, quindi diciamo alcune volte era difficile approcciare alla scrittura, ma alcune volte ha costituito un rifugio sicuramente. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo prezioso intervento. Sicuramente ci risentiremo per parlare di altri tuoi libri. Oggi abbiamo parlato di calcio, abbiamo ripercorso un po' le storie che ci fanno emozionare. Magari in un secondo momento parleremo di altre tematiche altrettanto importanti, molto importanti, e ti rinviteremo qui a Cusano Italia TV. Ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e ti auguro una buona giornata. A presto, E ringrazio te per l'invito, un saluto a tutti e alla prossima. Roberto, grazie. Bene, è arrivato il momento di lasciarci. Io vi ringrazio per averci seguito. Continuate a seguirci qui sul 264 del Digitale Terrestre. Arrivederci.